Da Nikita Khrushchev a John Kennedy, da Giulio Andreotti a Emilio Colombo, da Domenico Modugno a Claudio Villa. La Sartoria Litrico ha vestito capi di Stato, politici, personaggi dello spettacolo e persino un papa, Paolo VI. Fondata a Roma nel 1951, è stata la prima maison ad organizzare sfilate di moda maschile insieme a quelle per le collezioni femminili. La prima a convertire gli abiti d'alta moda su misura in couture à porter per un pubblico più vasto, segnando così, in modo indelebile, la storia dello stile maschile made in Italy. Oggi l'eccellenza del marchio, riconosciuto nel mondo quale massima espressione dell'artigianato sartoriale italiano, continua a vivere nelle creazioni di Luca Litrico, che ha imparato il mestiere da piccolo, vedendo lavorare in bottega suo zio Angelo e suo padre Franco. Le tre parole d'ordine per noi lo sono sempre state, sono tradizione, innovazione ed eleganza. Tradizione nelle tecniche di lavorazione artigianale, innovazione perché i gusti e le esigenze dell'uomo cambiano continuamente, quindi siamo sempre alla ricerca di cercare nuovi ingredienti che possono dare a un abito un qualcosa in più. Ed eleganza perché comunque mischiando tradizione e innovazione deve rimanere sempre fuori un abito elegante, un abito litrico non deve essere mai chiassoso, rumoroso, troppo vistoso. Attento alle esigenze sempre diverse dell'uomo moderno, ogni capo è studiato per la persona che lo dovrà indossare, realizzato con i tessuti più esclusivi, personalizzato negli inserti e nei colori. Un abito fatto a mano è un abito fatto per te, e come mi diceva sempre nostro zio, e poi è diventato un po' il nostro motto: il tuo corpo è unico al mondo, il tuo sarto lo sa. Il primo filo conduttore è capire chi ti commissiona un lavoro, perché te lo commissiona, che cosa vuole, che cosa si aspetta. Quando tu hai capito quello che lui vuole e quando lui, il cliente, ti ha fatto capire bene quello che tu vuoi, allora nasce l'abito perfetto, l'abito che non ti copre ma ti veste. Russi, inglesi, americani, fin dagli esordi sono stati soprattutto gli stranieri a vestire gli abiti della storica maison. Possiamo fare massimo 30-40 abiti al mese. Questo è dovuto al fatto che ogni abito è un po' come un gioiello artigianale realizzato a mano, completamente personalizzato per il cliente che lo indosserà. E quindi richiede una manodopera molto lunga, dalle 38 alle 45 ore di lavorazione a seconda poi del cliente, della taglia, del tipo di modello che vuole. Angelo, un catanese trapiantato a Roma, il successo arrivò grazie al leader sovietico Nikita Khrushchev, che nel corso di un'assemblea delle Nazioni Unite del 1960 sbatté sul tavolo la sua sciarpa, firmata Atelier Litrico. Da allora non ci fu potente della terra che non si fece vestire da quello che è passato alla storia come il maestro delle forbici. Oggi tanti premi conseguiti, video delle sfilate, bozzetti, le foto che Angelo si faceva con i clienti più famosi sono tutti custoditi dal nipote Luca, nel suo quartier generale alle porte di Roma. E proprio l'archivio storico è stato certificato nel 2008 come bene culturale. Ora il sogno di Luca Litrico è aprire un museo dei ricordi per raccontare la Roma della dolce vita, che suo zio e suo padre hanno vissuto e reso famosa anche grazie ai loro abiti e accessori di lusso. L'ultima creazione è una borsa business, interamente in pelle di bufalo, che Luca Litrico ha realizzato per festeggiare i 65 anni di storia della maison. Si chiama Angel Franco, in onore di suo zio e suo padre.